lasciati fuori. I miei collaboratori non sanno niente, vi ho detto che oggi faremo qualche foto perché sicuramente vedono voi con gli attrezzi da registrazione. Quello che ho intenzione di fare oggi è un DVD diverso dal solito, come tutti i DVD che abbiamo fatto anche per quanto riguarda l'ABC della pesca. È un DVD che si chiamerà Un giorno da Fishing Evolution, il sottotitolo sarà Il brutto della diretta, appunto perché faremo una cosa un po' a telecamere nascoste. Divertitevi, guardate che cosa succede all'interno del mio negozio. Buongiorno Maglio. Buongiorno Francesca. Facciamo spazio, altrimenti non c'entriamo. Le mie canne. Queste sono le canne più vendute, almeno qui da me e solo da me, perché sono mie e ce l'ho io. Sono la X-Carbon 130 da Surf Casting, la Sabiki Pro da Volentino, 2,5 metri. Qui dietro c'è un cavallo di battaglia, la famosa Tuttofare, credo la più venduta di tutte le canne che faccio, perché il nome dice tutto, no? Sì, va a coprire un po' gran parte delle tecniche, per questo è sicuramente la più venduta. Qui c'è la CHR, la canna che sta in offerta anche lì di fronte con il mulinello, una canna da 24,90 € in fibra, molto potente per fare la pesca a fondo, canne che si vendono molto bene d'estate per chi pesca dagli scogli, per chi pesca dal canale, alle carpe, soprattutto per chi pesca solo d'estate. Sono tanti i pescatori che vanno a farsi un'attrezzatura solo perché partono in vacanza e non devono spendere magari una cifra troppo elevata. Buona giornata. Salve. Carino, eh? I nuovi gamberi appena arrivati. Lo slamatore a punta serve per aprire le canne da pesca. Questa è una cannetta nuova appena arrivata, che metteremo subito in offerta. La vedi adesso così, la vedrai tra poco nell'espositore esterno delle offerte, quelle sensazionali. Le abbiamo mandate anche a Gianni ieri. Canna 4 metri in carbonio da utilizzare per laghetti sportivi, bombarde per utilizzarla con il galleggiante, con l'anellino legato, tutta in carbonio, carina, molto fina, peccato che ha un prezzo troppo basso, veramente troppo basso. Questo negozio trattiamo esche da mare e esche da lago, un po' come tutti i negozi di pesca. La particolarità del nostro negozio è che grazie a un nostro fornitore molto in gamba, che vorrei salutare, Graziano, abbiamo la consegna delle esche praticamente tutti i giorni, quindi dal lunedì al sabato, perché la domenica siamo attualmente chiusi. Abbiamo l'esca fresca tutti i giorni, entro le 10-11 di mattina ci arrivano le esche. Le esche che trattiamo sono le classiche, quindi americano, coreano, renicola, bibbi, cordella, tremolina e moriddu per quanto riguarda le esche da mare. Le esche da lago sono le solite camole, lombrico, qualche lombrico particolare, qualche camola colorata. E poi abbiamo un bigattino che trattiamo, non lo facciamo noi perché non siamo produttori di bigattino, ma ve lo farò vedere tra poco, più ve lo farò vedere.
faccio vedere il bigattino finito. Sta per te. Questo è il bigattino come lo vendiamo noi. Disidratato, asciutto. Bianco in quattro colori. Con il bigattino arancione, il giallo e il rosso. No, non te lo posso dire come faccio. Parli con Alessandro, sa tutto. Ti aspetto per pranzo? Va bene, ciao. Oggi porchetta e coppiette, eh? E romanella. Pure tu? Andiamo? Sì, va bene. Gli scorrevoli, quali sono? Gli aleggiati scorrevoli sono? Fishing Evolution, il negozio di pesca online da Roma. Se lo scambia di posto? Salve, buongiorno. Io le volevo chiedere soltanto questo. Oggi le partirà il... Ci sono gli scorrevoli all'italiana, che sono quelli dove il filo passa laterale, e lo scorrevoli inglese dove il filo passa solo sotto. Volevo sapere la misura, che taglia portava. Gli scorrevoli inglese sono questi. Questo al dito, questo nero a sinistra. E gli scorrevoli all'italiana sono tutti quelli gialli e neri lassù. Adesso usciamo, andiamo a vedere. Ho un cliente che è venuto a comprare uno yacco che gli avevo dato appuntamento oggi, appositamente perché io in prima persona volevo vedere come lo usava, dato che lui ogni volta che viene dice che fa i chili di sardoni e ancora me ne deve portare uno. Però sono proprio curioso di vedere come è uno yacco aperto per strada, perché è bello vederlo quando lo lanciano a mare, però poi sotto non vedi come va a chiudere. Lo proviamo qui fuori, blocchiamo un attimo il traffico se ci riesco e proviamo lo yacco per strada. Andiamo a vedere. Vedi come atterra. In acqua diventi una parte più bella. Vedi un paio di panini e quando. Giro con sei passi.